Sugli Atlanti è solo una piccola macchia compressa fra due colossi, l'India e la Cina. Il suo nome, Bhutan, dice poco all'estero e ancor meno all'interno del paese. I bhutanesi, infatti, chiamano la loro patria Druk-Yul, la terra del drago. La storia narra che alla fine del XII secolo un lama stava fondando un monastero nel Tibet, non lontano dai confini dell'attuale Bhutan, quando improvvisamente udì un forte tuono che, secondo la credenza locale, era la voce del drago. Il monaco buddista interpretò il fatto come un buon auspicio e chiamò i seguaci della sua scuola Drukpa, cioè la gente del drago. Sempre da quel monastero doveva partire in seguito, nel XVII secolo, un personaggio chiave per la storia del Bhutan, Nawal Namgyel, che doveva dare il primo assetto politico e amministrativo al paese. Nawal Namgyel, il padre della patria secondo i bhutanesi, oltre che monaco e stratega, era anche architetto. A lui si deve la costruzione delle più antiche fortezze, gli dzong, così caratteristici del paesaggio bhutanese, come questo, lo dzong di Sintoka, iniziato nel 1627 e posto a guardia della valle dove poi è sorta Thimphu, l'attuale capitale. Gli dzong in passato erano delle vere e proprie città fortificate che contenevano monasteri, uffici amministrativi e che in tempi di invasioni potevano accogliere entro le proprie insormontabili mura tutta la popolazione locale. Gli dzong furono collocati in posti strategici sulle vie d'accesso che dal Tibet si aprivano sul Bhutan, in modo da bloccare ogni tentativo di penetrazione nemica. Il Tibet, infatti, cercò di stroncare il piccolo stato nascente per ben 6 volte, con spedizioni diplomatiche e militari, ricorrendo persino all'aiuto della potente armata dei mongoli. Un altro dzong carico di storia è questo di Tongsa, fondato sempre da Namgyel. Situato nel cuore del paese e arroccato su uno sperone di roccia all'incrocio di 3 valli, lo dzong di Tongsa controllava le vie di comunicazione da est a ovest e da nord a sud. La fortezza ha sempre rivestito un ruolo così importante che fu proprio un suo governatore, Ugyen Wangchuck, ad essere eletto nel 1907 primo re ereditario del Bhutan, dopo secoli di lotte e di instabilità politica. Ancora oggi il re, prima di essere incoronato sovrano del Bhutan, deve essere nominato Tongsa Penlop, cioè governatore di Tongsa. La vita negli dzong è animata soprattutto dalla presenza dei lama, i monaci della religione buddista. In passato, ogni famiglia bhutanese era onorata di mandare almeno uno dei propri figli in monastero. Oggi la situazione è leggermente cambiata, ma la popolazione dei monaci permane elevata. In ogni dzong sono presenti dai 150 ai 250 lama. Fanno eccezione gli dzong di Thimphu, la capitale estiva, e Punaka, la capitale invernale, che insieme radunano 2000 religiosi. I bambini sono ammessi in monastero dall'età di 5 anni. La famiglia presenta una domanda al governo. Quando riceve l'autorizzazione, paga una tassa e da quel momento il figlio, accolto come novizio, è mantenuto dallo Stato. I lama non devono assolvere solamente compiti tipicamente sacerdotali, devono anche imparare a danzare, e la danza ha un complesso linguaggio simbolico rituale. Devono apprendere la grammatica, la poesia, la filosofia, la dialettica. E non basta, chi è dotato impara a dipingere, a ricamare, a cucire, a scolpire. Ognuna di queste attività
è un modo per esprimere concetti religiosi e per parlare del grande mistero che è nell'uomo e attorno all'uomo. Il Bhutan, il Tibet e tutti i paesi dove si è estesa l'influenza del buddismo tibetano hanno inventato un peculiare metodo meccanico per pregare, una vera e propria tecnologia della preghiera, cioè l'idea di strumenti che possano costituire in qualche modo un prolungamento della religiosità dell'uomo. Esistono così dappertutto selve di bandiere di preghiera, rulli entro cui sono inseriti brani di testi sacri e che l'acqua di un ruscello fa girare instancabilmente. Noi, spiegano gli abitanti, preghiamo più spesso che possiamo, anche mentre camminiamo, mentre lavoriamo. Ma ci sono momenti in cui non è possibile pregare, perché si dorme, ad esempio. Allora c'è il vento che muove le bandiere. C'è l'acqua dei torrenti che non si ferma mai. Migliaia di ruote di preghiera continuano a girare e moltiplicano senza sosta, anche in questo momento, le intenzioni di bene sulla terra. E a forza di moltiplicarsi, questi messaggi di bene supereranno le forze del male. Secondo i bhutanesi, anche i corvi pregano. Il loro verso è infatti simile al mantra o formula sacra del Buddha Amoghasiddhi, il quale è simbolo della saggezza infinita e fonte di liberazione. Quindi uccidere un corvo è un delitto paragonabile per gravità all'uccisione di 100 monaci. Siamo nel Bumthang, la zona delle 100.000 valli, come dice il nome. È una regione remota a 3.500 metri d'altezza, nel cuore del Bhutan, una regione avvolta nel mito e aperta al mondo esterno solo da poco tempo. Qui, nell'anno 747, venne a meditare il leggendario Padmasambhava, il mago asceta che introdusse il buddismo in Bhutan. Ogni angolo, ogni cima di montagna, ogni tempio parla di lui e dei suoi miracoli. Da allora la zona è rimasta quasi immutata. Solo pochissimi bianchi l'hanno visitata e fra questi pochi la maggioranza è di tecnici che si sono spinti fin quassù per insegnare agli abitanti a rendere più fertile il terreno. A 3.000 metri d'altitudine nel Bhutan occidentale, il Takzang, o Nido della Tigre, un monastero a picco sul vuoto, vertiginoso, impensabile. Anche qui arrivò Padmasambhava, vi giunse a cavallo di una tigre infuriata. Fece sgorgare con un colpo del suo bastone una cascata, dove ancora oggi i pellegrini vanno ad attingere l'acqua benedetta. In numerose celle, appese fra il cielo e lo strapiombo, molti monaci si chiudono in meditazione, ciascuno per 3 anni, 3 mesi e 3 giorni, completamente isolato dal resto del mondo, solo pregando e conversando con il divino che è dentro l'uomo. Non lontano dal Takzang, il nido della tigre, più in basso di circa 1.000 metri, c'è Paro, famosa per le sue feste di primavera. 5 giorni di danze, di colori, di purificazione, di propiziazione, che
che culminano con una benedizione che tutti i bhutanesi sognano di ottenere almeno una volta nella vita. La gente affluisce da tutte le parti del paese, da villaggi lontani poche ore di cammino o anche giorni e giorni di dura marcia attraverso le alte vallate. Alla festa accorrono anche i Gomchen, religiosi laici itineranti, portandosi dietro i loro tempietti dalle 1000 statuette. I Gomchen cantano infaticabilmente i loro mantra, moltiplicandoli anche per mezzo della ruota di preghiera, girata con la mano in senso orario. Questi personaggi, a metà fra l'asceta e il monaco, furono istituiti da Nawan Namgyel per diffondere il buddismo anche nelle più recondite contrade, approfittando di mercati e di feste locali. Dall'imponente Zong di Paro, attribuito anch'esso al genio architettonico di Nawan Namgyel, escono in pompa magna i vari dignitari, riconoscibili dalle sciarpe che portano a tracolla. Le sciarpe arancioni per i ministri. Le rosse per i funzionari civili e religiosi e i giudici della corte. A strisce rosse e bianche per i capi di villaggio. Blu per i rappresentanti del popolo. E infine bianche per la gente comune. I vestiti sono confezionati in stoffe splendenti, tessute a bande, poi unite assieme. Ogni banda di 50 cm di larghezza richiede fino a 4 mesi di lavoro al telaio per essere completata. Ogni abito perciò costa un patrimonio. Finalmente hanno inizio le danze con le maschere, eseguite tutte da monaci. La danza dei signori dei luoghi di cremazione ricrea l'atmosfera di un avvenimento dei tempi di Padmasambhava, quando gli spiriti che si raccolgono nei luoghi dove regna la morte giurarono fedeltà al Dharma, la religione buddista. Frattanto, una coppia di buffoni, per rompere la tensione drammatica che si è creata, lancia lazzi e frizzi. Le oscenità che fanno ridere gli spettatori, oltre a un'azione liberatoria, hanno anche un valore di propiziazione della fertilità. Di nuovo il dramma si addensa. Questa volta è il rituale della lotta del bene contro il male. Gli spiriti maligni sono faticosamente rinchiusi in una scatola. Uno degli interpreti, che rappresenta una divinità benefica, dopo un lungo combattimento riesce a ucciderli con il purbu, il pugnale rituale.
La lunghezza e la ripetitività di questa danza vuole dimostrare che la guerra portata al male è lunga e necessita di infinita tenacia. La simbologia si infittisce, ricorre al regno degli animali. I cervi, come sempre nel significato esoterico, sono esseri benefici che facilitano l'avanzamento sulla via dello spirito. Gli uccelli rappresentano il Kyung, un'aquila mitica che con la spada recide i tre veleni che affliggono l'umanità: l'ignoranza, l'invidia, l'ira. Il bue rappresenta la giustizia, il maiale è il suo aiutante che fa l'inventario delle buone e delle cattive azioni. Il leone simboleggia l'amore e la compassione. Tutti, con le loro movenze, raccontano le vicende della vita dell'uomo e il suo cammino lungo e tortuoso verso l'elevazione spirituale. All'alba dell'ultimo giorno delle festività di Paro viene esposta la famosa tanka di Padmasambhava, un enorme stendardo con motivi applicati che misura circa 20 metri per 30. Padmasambhava è rappresentato in mezzo a due sue mogli e nelle 8 diverse manifestazioni con cui il maestro si è mostrato durante la sua vita terrena. I bhutanesi sono convinti che basta vedere questa tanka per poter raggiungere l'illuminazione in questa vita. Perciò la gente spera di potersi recare perlomeno una volta alle feste di Paro, così come i musulmani cercano di andare almeno una volta nella vita alla Mecca. La tanka è esposta solo finché spunta il sole, poi viene riavvolta e conservata chiusa fino all'anno successivo. La gente vi si accosta con estrema venerazione. Ai piedi della tanka, il consesso dei lama continua le sue funzioni. Presiede il Jekenpo, il capo di tutta la comunità monastica del Bhutan, la controparte religiosa del potere laico, rappresentato dal re. Il momento è estremamente solenne. La musica sottolinea l'intensità della celebrazione. I lama raccontano che i suoni profondi delle lunghe trombe di rame avrebbero un potere psichico particolare. Ricorderebbero, all'inconscio dell'uomo, i rumori ascoltati durante il periodo fetale e sarebbero perciò connessi con la radice stessa dell'essere e della vita. All'età di 8 anni, il futuro monaco buddista lascia i suoi genitori e viene condotto in un monastero. Qui egli si dedicherà a un modello di vita ascetica che non è cambiato molto in 1000 anni. Nel regno del Bhutan i monaci sono tenuti in grande considerazione e conducono un'esistenza molto diversa da quella del popolo. Questa donna sta tessendo ai piedi di un monte famoso.
È abituata alla continua processione di monaci e pellegrini che si dirigono al monastero, 700 metri più in alto. La leggenda racconta che il guru che fondò il monastero giunse qui in volo cavalcando una tigre. Per i monaci e i pellegrini il sentiero per Taksang è molto più faticoso. Nell'anniversario della nascita del guru, monaci e lama salgono lungo gli erti pendii per prendere parte alla cerimonia commemorativa. Il rituale della salita prevede delle soste di preghiera e i più anziani ne approfittano per riprendere fiato. Le bandiere di preghiera affidano gli insegnamenti del Buddha al vento che li diffonderà in tutto il mondo. Dovunque fervono i preparativi. Con la farina d'orzo mescolata con acqua e burro di yak viene impastata una focaccia rituale chiamata torma. La torma e le tavolette che vi vengono conficcate sono delle offerte purificatrici. I monaci si bendono con delle fasce affinché nulla di ciò che proviene dalle loro bocche contamini la pasta. Con i resti della pasta vengono confezionate delle torme più piccole. La pasta è sacra e dopo la festa verrà spezzettata e distribuita a tutti gli esseri viventi, uomini ed animali. I monaci usano burro di yak colorato con tinte vegetali per creare delle elaborate decorazioni. Questo è un fiore di loto, simbolo della purezza. Questa tavoletta rappresenta la fiammante spada della saggezza, necessaria per sconfiggere l'ignoranza. Da tempi immemorabili, tutte le decorazioni delle offerte vengono disegnate seguendo dei modelli che sono sempre rimasti immutati e ai quali si ispireranno anche i monaci del futuro. La festa durerà 2 giorni. I monaci, al canto di una preghiera rituale, porgono offerte di luce al Buddha. Vengono accesi i ceri confezionati con burro di yak. Queste candele si possono trovare in ogni casa del Bhutan, ma mai in numero superiore a 60. La luce votiva è una delle 7 offerte che comprendono anche cibo, acqua, profumo e suono. Il
Gli strumenti sono quelli tradizionali, trombe d'argento e tamburi in pelle di yak. Vengono usate perfino ossa femorali umane. Queste trombe vengono dal Tibet. I cembali che sta usando questo lama non sono opera degli uomini, ma degli spiriti. Uno degli elementi essenziali del rito è l'offerta cerimoniale ai lama e ai monaci di tè al burro di yak. Il momento culminante della festa è costituito da una danza che rievoca la distruzione dei demoni operata dal guru che convertì al buddismo il paese. Il buddismo fu introdotto dal Tibet. La nuova religione era molto tollerante e si adattò facilmente alle credenze locali. Ma attraverso la frontiera montuosa con il Tibet, assieme al buddismo, giunse anche la guerra. Il Bhutan è sempre stato geloso della sua indipendenza e lungo il confine e nelle vallate strategiche venne costruita una catena di monasteri fortificati per respingere gli invasori. A 6.000 metri di altezza, le rovine di Sojong testimoniano ancora oggi le battaglie combattute in questi luoghi remoti. Nel 1647 l'esercito tibetano attaccò. I morti furono migliaia da ambo le parti e molte bandiere oranti annunziarono il loro trapasso. L'esercito invasore marciò lungo questo fiume e si accampò nella vallata di Paro. I bhutanesi, numericamente inferiori, durante la notte contrattaccarono di sorpresa i tibetani e li travolsero. I nemici vennero massacrati senza pietà e i pochi superstiti riattraversarono in fuga il confine. Paro è una vallata fertile. Con due raccolti l'anno, gli agricoltori sono sempre in attività. Come nella maggior parte delle altre valli bhutanesi, essi lavorano sotto la protezione di un grande monastero fortificato, chiamato Jong. Questo stretto rapporto tra la comunità laica e il clero è tipico del buddismo, che a differenza delle religioni occidentali, costituisce parte integrante della vita di ogni giorno. Con l'avvicinarsi del monsone, si provvede a piantare il riso sui ripidi campi terrazzati, e si effettua l'ultima raccolta del grano. I Jong differiscono molto fra loro. Osservandone la struttura, si nota subito l'assenza di un progetto architettonico. Oggi queste antiche fortezze, oltre che monasteri, sono diventate anche dei centri amministrativi. I monaci vivono separati dal popolo. Tutta la loro vita è disciplinata dalla regola. Una volta alla settimana scendono in processione a valle per lavarsi nel fiume.
L'abluzione ha un rituale tutto particolare. Ai monaci buddisti è proibito togliere la vita a qualsiasi essere vivente, perciò anche la vita microbica presente nei loro corpi è sacra e non deve essere messa in pericolo. Per un buddista la vita è solo un viaggio. Per questi uomini il proprio corpo è semplicemente un luogo di riposo temporaneo durante il difficile cammino lungo il sentiero dell'illuminazione. I lama più anziani si lavano per primi. Questo recita preghiere per ogni vita che involontariamente sta mettendo in pericolo. I giovani novizi attendono con rispetto che i lama abbiano terminato. Questa circostanza fornisce loro uno dei rari momenti di divertimento, forse le uniche volte in cui possono ritrovare la spensieratezza dell'infanzia. Per i monaci più anziani questa è un'occasione per sedersi tranquillamente all'ombra. Il lama sta forse riflettendo sulla propria vita. Come questi ragazzi, anche lui è entrato nel monastero a 8 anni. Gran parte della giornata viene dedicata allo studio e sarà così per tutta la vita. I più giovani imparano l'alfabeto mentre questi novizi studiano la dottrina del Buddha. Perfino per un monaco novizio è difficile concentrarsi sui testi sacri e i lama tengono d'occhio coloro che perdono la concentrazione. Una volta memorizzata una pagina di testo, il novizio sarà sottoposto a un esame. Ogni fase dell'apprendimento viene accuratamente pianificata. Ogni pagina deve essere perfettamente assimilata prima di poter passare allo studio della seguente. I ragazzi vengono affidati ai monasteri dai loro genitori, che acquistano così una posizione sociale di rilievo e dei meriti per la vita futura. Occorrono 10 anni prima che un novizio possa prendere i 253 voti che gli permetteranno di essere ordinato monaco ed altri 25 anni di studio per diventare un lama. Solo pochi ci riusciranno.
Far girare le ruote di preghiera è un tipo di orazione quasi meccanico, con cui però è possibile acquisire dei meriti e intercedere per tutti gli esseri viventi. La vita monastica è molto ordinata, tutto avviene nei tempi e nei luoghi prefissati. I monaci si nutrono due volte al giorno e, come per ogni abitante del Bhutan, il riso costituisce l'alimento base. Qui i monaci non sono costretti, come in altri paesi, a chiedere l'elemosina. Tutto ciò di cui hanno bisogno viene loro fornito dal governo. Il rituale è molto importante. Quasi tutta l'arte e la cultura del Bhutan sono di soggetto religioso. Queste maschere hanno più di 200 anni. Quando i monaci le indossano, non sono più uomini, ma dei. Ogni danza si svolge in un giorno prestabilito. Eseguirle in qualsiasi altro momento sarebbe impensabile. La danza della furia insegna al credente a sottomettere con la forza i demoni. I movimenti possono sembrare casuali. Si tratta invece di una danza accuratamente preparata, dove la gestualità ha un significato ben preciso. Per questa speciale occasione, l'abate del monastero fa una delle sue rare apparizioni. Il buddismo è una religione molto individuale. Il Buddha ha detto che ogni uomo deve seguire il proprio sentiero verso la salvezza. Lontani dalla musica e dai roteanti colori della danza, alcuni monaci trascorrono anni e anni in meditazione solitaria. È così che sperano di raggiungere la perfezione, conoscendo se stessi e distaccandosi per sempre dall'umana ruota delle sofferenze. A volte però musica e preghiere infrangono il silenzio.
Il lama Mage ha meditato nella solitudine, ma poi è ritornato operoso per trasmettere le sue conoscenze acquisite in quasi 50 anni di vita monastica. A lui, come a tutti i bhutanesi, la morte non fa paura. L'uomo di cui si sta cremando il corpo era un contadino. Tutti sanno che ha già vissuto una vita precedente e che ne vivrà un'altra dopo di questa. Se in questa vita fu malvagio, probabilmente si reincarnerà in un insetto. Se invece si comportò bene, tornerà forse come monaco, finché alla fine delle reincarnazioni si staccherà dal mondo degli uomini e raggiungerà il nirvana.